Ciao a tutti! Eccoci con il primo video ufficiale di questo canale. Oggi impareremo insieme a fare i biscotti con le gocce di cioccolato. È una ricetta molto semplice e veloce e soprattutto alla portata di tutti. Con questa ricetta vengono circa 30 biscotti, poi dipende dalla dimensione che volete fare voi. Se li fate più piccoli, ovviamente ne verranno di più. E se avete dubbi o curiosità, scrivete pure nei commenti, io sarò molto felice di rispondervi. E niente, vi lascio al video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Iniziamo subito accendendo il forno a 200 gradi. Sotto nell'info box troverete tutti gli ingredienti tra cui farina, zucchero, burro, uova, sale, lievito e gocce di cioccolato. Prendiamo una bilancia e una ciotola. E pesiamo la farina, che dovrà essere di 500 grammi. Poi prendiamo il burro e lo tagliamo a pezzetti, piccoli o grandi, non c'è differenza. E poi con le mani cerchiamo di amalgamare il burro con la farina, schiacciandolo con le dita. Questo dovrebbe essere il risultato dopo aver amalgamato bene il burro. Poi prendiamo sempre la bilancia e pesiamo lo zucchero, che dovrà essere di 200 grammi. E con il cucchiaio amalgamiamo il tutto. E come sempre faccio i miei pasticci buttando tutto fuori. Poi prendiamo le uova e le rompiamo e le mettiamo dentro la ciotola. E con le mani amalgamiamo il tutto. E questo dovrebbe essere il risultato. Poi mettiamo due pizzichi di sale e due punti di lievito. Ed ecco che arriviamo al momento delle gocce di cioccolato. E qui potete sbizzarrirvi mettendone quante ne volete. E sempre con il cucchiaio giriamo. Ovviamente secondo me erano troppo poche e ne ho aggiunte altre. Poi, seconda fase. Prendiamo l'impasto, questo strumento che è un dosatore per gelati, e una teglia. E con la carta da forno la ricopriamo. E qui non so voi, ma io ho sempre difficoltà a staccarla. Ed ecco che inizia la parte divertente, cioè fare i biscotti. Prendiamo il dosatore di gelati e prendiamo un po' di composto. E con molta facilità ecco il nostro primo biscotto. Vi faccio vedere meglio il procedimento. E quando c'è troppo impasto lo togliamo semplicemente. Io uso questo strumento per far sì che i biscotti siano tutti della stessa dimensione. Ed ecco il nostro ultimo biscotto che ovviamente mi viene a pancia in su. E poi tagliamo la carta da forno. Ecco i nostri biscotti che sono pronti per essere messi in forno.
Fate attenzione qui a non bruciarvi. Impostiamo il timer a 15 minuti. Ed eccoli qua che cuociono. Ok, il tempo è scaduto. Così ora possiamo togliere i nostri biscotti dal forno. Fate molta attenzione, infatti io uso un guantone. Ed eccoli qua i nostri biscotti pronti ad essere mangiati. Grazie per aver seguito il video, ci vediamo al prossimo. Ciao!